Io mi chiamo Oriana Marchi, faccio parte del comitato Umbro Acqua Pubblica. L'Umbria è una regione del centro Italia e vorrei fare delle precisazioni a proposito del referendum che c'è stato in Italia. Trovo che sia importante perché qui ho sentito dire che si è trattato di un referendum contro Berlusconi. Io vorrei invece chiarire esattamente di che cosa stavamo parlando. Erano 4 domande, 2 a proposito dell'acqua, una contro il nucleare e poi l'altra contro il legittimo impedimento, che è una legge italiana che prevede che chi occupa dei posti, diciamo, importanti politicamente parlando può sottrarsi ai processi fin tanto che appunto è in carica. Quindi questo qui era l'ultimo dei 4 quesiti. I 2 quesiti relativi all'acqua riguardavano il primo, il fermare la privatizzazione, il secondo, togliere il profitto dall'acqua, perché in Italia c'è una legge per cui chi investe, chi gestisce l'acqua ha diritto ad un 7% di profitto. E quindi con il referendum noi cosa abbiamo fatto? Appunto, abbiamo detto no alla privatizzazione, fermiamo quantomeno il processo in corso e abbiamo detto no al 7% di profitto, perché l'acqua è un bene comune. Ora, il referendum ha avuto un successo strepitoso, come sicuramente sapete, in quanto ben 27 milioni di italiani hanno votato e si sono espressi al 95%, forse qualcosa di più, a favore di questi quesiti, nel senso che hanno detto fermiamo la privatizzazione, togliamo il 7%, blocchiamo le centrali e poi diciamo no al legittimo impedimento. Quindi ha avuto un successo strepitoso, ripeto, con 27 milioni di italiani. Il problema è quello che è successo dopo, nel senso che non è successo niente, è rimasto tutto esattamente come era prima, relativamente e in particolare al discorso dell'acqua, perché non è assolutamente cambiato nulla. Quindi il rischio è che il referendum, il quorum raggiunto al referendum, quest'ottimo risultato, abbiamo vinto un referendum, però niente cambia, quindi il referendum è vanificato. Per cui i comitati locali stanno tutti lavorando per raccogliere, diciamo, altre firme. In questo senso noi abbiamo lanciato la campagna di obbedienza civile. Obbedienza perché c'è stato un referendum che ha stabilito determinate cose, per cui noi cerchiamo, visto che non si fa a livello nazionale, cerchiamo di farlo a livello locale. Per cui questa campagna appunto è per cercare di riappropriarci di questo, del risultato referendario che ci è stato scippato, usiamo dire così, che ci hanno scippato il risultato referendario. E secondo me questo è molto importante, perché sì, è stata una grande vittoria che però non si è tradotta in realtà, e per ottenere che si trasformi in realtà dobbiamo ancora darci molto da fare, dobbiamo ancora lavorare moltissimo. Quindi ecco, purtroppo è stato soltanto l'inizio di un percorso, tutto il nostro lavoro è servito, ma poi non si è tradotto in realtà, quindi siamo ancora lì a cercare di informare la gente rispetto a questo, perché la gente pensa che ok, abbiamo vinto un referendum, quindi adesso è tutto a posto. Purtroppo no, non è così, quindi ecco, c'è la campagna di obbedienza civile alla quale chi vuole può aderire.